volendo leggere la motivazione c'è questo uso del dialetto. Lui usa il genovese, io in una parte almeno consistente del mio percorso di attore uso il siciliano, pur essendo romano. Altre attinenze non ne vedo, perché qui abbiamo un attore che ha fatto grande una lingua, un dialetto, ma soprattutto che ha fatto grande la sua arte. La sua testimonianza è consegnata alla storia, la mia per fortuna, lasciatemi dire, ancora no, ma insomma ancora di pane e ce n'è da mangiare e insomma di strada ce n'è da fare, ecco, per fare anche solo una piccola comparazione. Sicuramente, come detto, è il dialetto che unisce, ma anche la similitudine. Govi non solo attore, ma è stato anche tanto in TV, e quindi qualcuno ricorda le prove davanti alla televisione fatte e rifatte. Quindi questi sono i legami, e quello che è importante è che tutte le iniziative fatte per Govi, la mostra, il premio o altro, sono state fatte con una grande partecipazione cittadina, una grande partecipazione delle compagnie teatrali, sono state molte, hanno ritirato fuori l'amore della città, ma non solo, l'amore dell'Italia e l'amore anche internazionale per questo grande attore comico. I premi sono importanti, almeno questo è quello che penso io, perché rappresentano qualcosa. A me fa particolarmente piacere ricevere questo premio per tre motivi sostanzialmente. Primo, perché è un premio dedicato a un grandissimo attore. Io ne ho dei ricordi. Io all'inizio della mia vita ho considerato psicologia all'università, facciamo una scuola di psicoterapia per diventare psicoterapeuti. Il fondatore di questa scuola ci faceva vedere i film, quelli della Rai, di Gilberto Govi, perché riusciva con una battuta a condensare un concetto, e quindi ci facevamo delle grasse risate. E io lì, ancora attore alle prime armi, ho avuto modo di misurarmi con questa grandezza, e devo dire è stato un bel inizio. Il secondo motivo è perché comunque è un riconoscimento importante, a prescindere dalla persona a cui è dedicata, anzi forse proprio per questo. La terza è perché lo ricevo in una città, Genova, a cui dicevo prima mi sento... Legato? No, non legato, la sento stranamente familiare. Io non sono genovese, non ho discendenze genovesi, non ci vengo nemmeno tanto spesso, però ogni volta che vengo qui la sento stranamente una cosa familiare. Forse in un'altra vita ero genovese, forse in un'altra vita sono stato ospitato affettuosamente da questa città, però questa è una città che ha un grande mistero, e chi fa questo mestiere come me, un artista, e quindi dovrebbe avere tutte, come dire, le orecchie e i sensi della sensibilità aperti, ma anche chi viene semplicemente da viandante, forse sarà anche per la sua storia, da qui si è partiti per conoscere il mondo, non puoi non rimanere. So che si dice sempre così, no? Sul posto dove si riceve, ma in questo caso è veramente, almeno questa è la mia esperienza di vita, non si può non rimanere legati alla magia di questa città.